Ciao amici, buongiorno, come state? Spero bene. Volevo ringraziarvi perché nel video che ho pubblicato, in cui parlavamo del fantasma, che nessuno può farci sentire come dei fantasmi, avete lasciato tantissimi commenti molto belli. E commenti che possono essere d'aiuto sia a me sia a persone che magari capitano su quel video, perché non stanno bene o perché è un momento in cui non sono felici, guardano il video e magari poi leggono i commenti che ci sono sotto. Come si fa, no? A volte quando ci si sente male, si cerca un aiuto nei libri, nei video, nelle parole delle altre persone, e devo dire che voi avete veramente fatto un bellissimo lavoro perché avete scritto delle cose molto belle nei commenti. Oggi volevo prendermi un po' di tempo per registrare un video in cui vi dico le cose che faccio io per stare meglio quando sto male o quando mi sento giù o sono triste. Vi dico quello che faccio, sono piccole cose, e però secondo me è proprio nelle piccole cose che noi possiamo trovare il vero benessere. Lo so che sembra un discorso scontato o un gioco al ribasso, diciamo così, ma io, la mia esperienza personale è questa: è inutile aspettare che il benessere ci arrivi da fuori. Quindi lo so che c'è questo mito della persona meravigliosa che arriva e ci cambia la vita e ci fa felici. Beh, sappiate che non è quasi mai così, oppure lo è per un periodo ma poi tutto cambia, succede qualcosa, tutto finisce, oppure semplicemente la persona se ne va. Insomma, se noi affidiamo comunque la nostra felicità a qualcun altro o a qualcos'altro di esterno rispetto a noi stessi, prima o poi le cose vanno male. Perché non abbiamo noi il controllo della situazione. Oppure aspettiamo di fare una vincita, di vincere dei soldi, aspettiamo di trovare il lavoro dei nostri sogni e siamo sconvinti che il lavoro perfetto per noi ci farà felici e saremo sempre felici. E non è così. Io l'ho visto anche recentemente con una mia collega. Si è fatta in quattro per ottenere il lavoro, ha investito tantissimo, tante energie, poi quando finalmente lo ha avuto, quando è stata una delle poche fortunate ad essere assunte a tempo indeterminato, beh, la sua gioia è durata veramente poco. E pochi giorni di gioia, di senso di trionfo, perché chiaramente ce l'aveva fatta, ma poi è finito tutto e adesso questa persona non è più contenta, denigra il lavoro, è stanca, è stufa, vorrebbe cambiare e quindi, ma perché noi siamo fatti così? L'essere umano è fatto così: appena raggiunge una meta, questa meta non le interessa più e ne vorrebbe subito un'altra. Quindi in realtà non sono le cose esterne, secondo me, che ci danno la felicità, ma siamo noi stessi, le piccole cose. E adesso finisco la mia passeggiata e dopo faremo insieme un elenco di piccole cose, piccoli spunti
archi possono farci felici, almeno secondo me. Eccoci qua allora con il mio quadernino e la mia candelina. Allora, vediamo insieme quali sono queste cose, queste azioni che io faccio per sentirmi bene quando sono un po' giù di morale. Io le ho segnate qui. Allora, vediamo. Per prima cosa, naturalmente, l'uncinetto e le altre attività manuali che possono essere, per esempio, la pittura, la creazione di bijou o qualsiasi altra passione che noi abbiamo e che ci piace fare, che ci rilassa. E che ci fa sentire nel posto giusto al momento giusto. Io ho cominciato a lavorare all'uncinetto proprio per la sensazione di tranquillità e di centratura mentale che mi dava il fatto di ripetere sempre gli stessi movimenti e il fatto di vedere che poi con questi movimenti ripetuti della mia mano, riuscivo a creare qualcosa di bello e di utile che potevo indossare o che potevo regalare. Quindi questa è l'uncinetto, dà una doppia soddisfazione, la soddisfazione di vedere che comunque noi facciamo una specie di meditazione, perché è così. Per l'uncinetto bisogna stare in silenzio, bisogna contare i punti, bisogna stare concentrati e quindi con questa azione ripetitiva il cervello si riposa. E poi questa azione che ci dà tanta tranquillità ci può permettere di creare degli oggetti che noi possiamo utilizzare. Quindi l'uncinetto è proprio al primo posto. Però chiaramente se voi non siete appassionati di uncinetto, io parlo di uncinetto perché questo canale si chiama Madame Crochet ed è un canale che è nato per principalmente trattare di uncinetto e di creatività. Se voi non avete questa passione, potete però dedicarvi a qualsiasi altra passione, può essere il cucito, può essere il dipingere i mobili, può essere, non so, ci sono lo scrapbooking, la fotografia, ci sono migliaia di attività piacevoli, manuali, creative al giorno d'oggi che possiamo fare e che ci possono dare benessere. Al secondo posto, ma poteva essere anche un primo posto, perché questa attività mi piace molto ed è passeggiare all'aria aperta. Lo vedete dai miei video, che ci sono spesso video in cui io parlo camminando in mezzo ai sentieri del bosco o della città o le vie della città, e questo mi piace veramente tanto. Lo faccio spinta dalla necessità di portare fuori la mia cagnolina, però in realtà mi piace molto. Forse più dell'uncinetto che faccio quando magari sono in uno stato di tranquillità, la lunga passeggiata all'aria aperta mi serve quando sono agitata, quindi quando sono arrabbiata o quando ho dei pensieri che mi frullano in testa e che non riesco a calmare, perché se mi metto seduta a lavorare all'uncinetto, e sono agitata, l'uncinetto non riesce a calmarmi, o perlomeno faccio molta più fatica a calmare i pensieri. Rispetto che se io esco e vado a camminare per lungo tempo in mezzo alla natura oppure per le vie della città e scopro magari degli angoli nascosti della città, mi fermo a fotografare, insomma, sto all'aria aperta.
Però passeggiare tanto nella natura, questa qui è veramente una grande terapia. E io ve la consiglio perché fa bene al cervello e fa bene anche al fisico. E quando tornate poi da queste passeggiate, che devono essere passeggiate ovviamente piuttosto consistenti, nel senso non il giro del quartiere a buttare la spazzatura per dire, ma passeggiate anche, almeno parlo per me, abbastanza impegnative, di 1 ora, 2 ore. Quando tornate vi sentite più stanche nel fisico, più rilassate e rigenerate. Soprattutto mi piace farle d'inverno, quando c'è freddo, oppure anche in primavera o in autunno. D'estate molto meno, perché fa caldo e io odio il caldo. Le passeggiate sono un'attività che mi ha sempre aiutato tantissimo. Per esempio, il primo giorno dell'anno, il 1º gennaio, io ero da sola e quindi invece di stare lì in casa un po' a crogiolarmi nel fatto che magari oggi è festa, io sono da sola e via di seguito, con la mia cagnolina siamo andate a fare una passeggiata di 7 km. E siamo salite sulle collinette che ci sono attorno alla città, abbiamo visto un bellissimo panorama, era tra l'altro una stupenda giornata di sole, e poi siamo tornate giù per pranzo ed è stata alla fine una bella giornata rilassante. Quindi le passeggiate. Poi terzo posto, terza attività, dedicarmi al canale. Il canale, come vi ho già detto, è un'attività che mi piace molto, mi dà molta soddisfazione, mi fa bene, mi fa stare bene. Però chiaramente per chi non ha un canale YouTube o non vuole averlo, un'attività può essere qualsiasi cosa che voi fate, magari dedicata, non so, agli altri, può essere del volontariato, per esempio, volontariato in un'associazione o partecipare alle attività di un'associazione, tipo il coro della chiesa, per dire, le attività della pro loco del vostro paese, l'organizzazione di una manifestazione, un evento, insomma, qualcosa che voi fate per condividerla con gli altri. Io ho trovato questa soddisfazione nel fare i video e i tutorial di uncinetto e di creatività e di chiacchiere, ma chiaramente non tutti vogliono fare un canale su YouTube, quindi potrebbe essere una qualsiasi altra attività di condivisione. Poi un'altra attività che mi piace tanto fare e che mi fa stare bene è leggere. Leggere e anche scrivere. E io in passato scrivevo tantissimo, scrivevo molto, mi piaceva molto molto scrivere, e adesso lo faccio molto meno perché non lo so, perché è un po' un'attività che è caduta al secondo posto delle mie, al secondo, al quarto posto delle mie priorità, perché adesso mi dedico molto di più appunto al canale, all'uncinetto, però scrivere e leggere sono due attività che mi hanno sempre dato molto benessere, e devo comunque tentare di trovare il tempo anche per coltivare quelle. Poi un'altra cosa che mi fa stare bene e che mi ha aiutato è guardare i video di argomenti che mi interessano. E questo io ve lo consiglio perché su YouTube si trova di tutto, si trovano cose sciocche,
ma anche si trovano canali di persone che fanno dei video, per esempio dei video motivazionali o di psicologia o di creatività o insomma di cucina, per esempio, di attività che possono aiutarci a sia a trovare delle informazioni che cerchiamo che a darci degli spunti per sviluppare le nostre passioni o farci stare meglio emotivamente. Io ho trovato molti canali su YouTube che veramente mi hanno aiutato. Poi un'altra attività che mi piace fare, che mi fa stare bene, è fare una torta, cioè mettermi lì, tirare fuori tutti gli ingredienti, fare una bella torta e cuocerla nel forno e poi sentire il profumo. Sfornarla e poi magari assaggiarla, mangiarla a merenda con un buon caffè. Ecco, questa è un'attività che mi ha sempre dato molto relax, un senso di relax. Poi un'altra attività è prendermi cura della mia cagnolina. Quindi, che può essere prendersi cura dei propri animali, dei propri bambini anche, per chi ha figli, giocare con loro, sistemare magari insieme a loro i loro vestiti, i loro giocattoli, oppure per chi non ha figli e non ha animali, prendersi cura delle piante. Anche quella è un'attività molto molto rilassante che dà molto benessere e che crea un contatto con un essere comunque vivente, con la terra, e ci dà energia. Quindi io non ho figli, però ho la mia cagnolina, mi piace spazzolarla, magari farle il bagno, asciugarla e giocare con lei, oppure prendermi cura delle piante, quindi rinvasarle, togliere le foglie brutte. Ecco, tutte queste piccole azioni che danno benessere, vi assicuro che è così. Poi, pulire la casa. Ecco, quando io sono in vena di farlo, chiaramente pulisco tutti i giorni perché è necessario, però a volte me lo fisso proprio come obiettivo per mettere un po' ordine anche nella mia testa. Quindi pulisco, quindi aspiro, spolvero, pulisco i pavimenti con acqua e magari un po' di detersivo profumato, per esempio alla lavanda, che dà molto benessere, molto senso di rilassamento. E pulisco i vetri. Curo un po' così, cambio le decorazioni della casa. Per esempio, mi piace cambiare il fuoriporta, quindi metto, non so, cambio la ghirlanda, metto al posto di una ghirlanda invernale. Adesso, tra un po', quando arriverà la primavera, ne metterò una con i fiori. Insomma, fare queste cose aiutano a farti sentire importante, cioè che il tuo spazio dove vivi è curato, è pulito, è profumato perché è il tuo spazio, perché ci vivi tu, anche se tu vivi da sola e quindi non hai nessuno per cui pulire, magari uno che vive con la sua famiglia può pensare di dover pulire perché appunto per far star bene i propri figli o i propri cari. Se tu sei da sola, magari si tende un po' a dire: ma sì, tanto sono da sola, cosa vuoi che mi interessi? È lo stesso, anche se c'è, non so, il tappeto da pulire, tanto non lo vede nessuno. Invece no, bisogna dare importanza anche a noi stesse e creare uno spazio pulito e profumato in cui stiamo bene.
Ecco qua, intanto io mi sono presa una pausa per farmi una tisana mora e lampone, ha un profumo delizioso. Ecco un'altra piccola coccola che noi possiamo farci per aiutarci a stare meglio. Bene, proseguiamo con il nostro elenco, è un video lunghissimo, ma volevo dirvi tutto. Poi, allora, pulire la casa. Ok, allora siamo arrivati comunque all'ultimo punto. Un'altra attività è focalizzare un progetto futuro che ci piace fare, che ci piacerebbe fare. Per esempio, sedersi appunto con una tisana profumata, una candelina accesa. In tranquillità, magari con una musica rilassante, la nostra musica preferita in sottofondo, prendere un quaderno e farci uno schema di un progetto che ci piacerebbe fare, che potrebbe essere per me, per esempio, è quello di andare a vivere in montagna, nella mia casetta di cui tanto vi ho parlato. Quindi immagino di come potrei arredarla, come potrei farmi l'orto in un appezzamento di terra vicina, che materiali dovrei portare. Immagino anche come potrebbero essere le mie giornate, come sarà poi la vita con gli abitanti del paesino. Insomma, mi piace immaginare queste cose, cioè il mio futuro, in una condizione che mi piacerebbe realizzare. Oppure, se non è la mia casetta in montagna, non so, per esempio, progettare un corso di uncinetto che mi piacerebbe, organizzare, un incontro magari con un breve corso di uncinetto. Insieme alle mie iscritte o insieme a chi vorrà partecipare. Allora, il progetto che farò, come si svolgerà, dove, come sarà l'ambientazione. Ecco, questi progetti per il mio futuro che mi danno comunque felicità e carica per andare avanti, per realizzare queste cose che io voglio. Quindi queste sono le cose, io ne avevo segnate 10, ma mi sa che per esempio pulire la casa e no, prendermi cura della mia cagnolina e curare le piante le ho messe insieme, quindi sono no, 8 o 9 punti. E poi una cosa importante, almeno per me, è il non progettare. Lo so che è in contrasto con quello che vi ho appena detto, cioè di fare uno schema di un progetto futuro, ma quello è una cosa. Non progettare tutto quello che dobbiamo fare in una giornata è un'altra, perché nella vita, secondo me, è bello anche improvvisare, cioè prendere delle strade. Molto spesso, invece di fare, noi siamo abituati a fare sempre una strada, non so, per andare al lavoro. Poi un giorno vediamo un vicoletto laterale, decidiamo di prenderlo e scopriamo, che ne so, uno scorcio bellissimo della città che non avevamo mai visto. Ecco, questo è un esempio, è una metafora per farvi capire che a volte non programmare e improvvisare dona felicità, cioè ci sorprende. Ci fa vivere la vita con quel pizzico di magia e di sorpresa che se noi progettiamo tutto, scriviamo tutto sull'agenda e seguiamo ora per ora quello che dobbiamo fare, sì, è vero, siamo super organizzati, super efficienti, però perdiamo questa magia. Quindi questo progettare tutto adesso va molto di moda, vanno molto di moda anche le agende. La cura delle agende, io ho un'agenda vecchissima, questa qui non è un'agenda aggiornata, ma non so neanche di che anno sia. Comunque,
È vecchia, infatti io non rispetto le date, ma l'ho adottata solo perché mi piaceva molto la copertina, con queste immagini tratte dall'erbario, vedete, con i nomi latini delle piante, mi piace molto. Poi è in carta riciclata e mi piace tanto, perciò io non ho la mania delle agende, non progetto quasi mai nulla, a parte, non so, le cose di lavoro. Allora sono abbastanza precisa. Però, per esempio, nei giorni liberi mi piace un po' alzarmi la mattina e vedere che cosa ho voglia di fare, capire sul momento. Se ho voglia di fare una passeggiata lunghissima, poi tornare a casa e mangiare alle 3 del pomeriggio e poi passare il resto del pomeriggio sulla poltrona ad ascoltare la musica, a leggere o a guardare dei video, va benissimo. Questo serve anche per rilassarsi, per scaricare le tensioni, per tenere la vita un po' fluida, perché altrimenti la vita dentro, i binari sempre uguali, già abbiamo il lavoro, già abbiamo gli impegni, nel tempo libero è bello improvvisare. Ecco, quindi queste sono le cose che mi fanno stare bene. Principalmente, poi ce ne sono altre, ma queste sono le cose che faccio spesso. Voi scrivetemi qui sotto le cose che fate voi per stare meglio quando avete delle giornate in cui siete particolarmente giù. E vi ringrazio per i vostri commenti, vi ringrazio per l'attenzione che date sempre al mio canale. E per il vostro affetto, io vi ringrazio sempre perché senza di voi ovviamente io questo canale non avrebbe senso. E quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte!